Si ripropone a distanza di 5 anni a Mede la sfida tra Giorgio Guardamagna e Antonella Bertarello per la poltrona di sindaco. Nel 2016 vinse Guardamagna, che si ripropone con una lista in cui si punta molto sui giovani. Beh, mi ripresento come sindaco uscente per una nuova avventura elettorale di cui sono praticamente orgoglioso, perché si è riusciti a formare una squadra veramente competitiva, soprattutto fatta di giovani. Ho fondato questo progetto soprattutto con l'intendimento di far sì che questi ragazzi e ragazze possano maturare l'esperienza sufficiente, naturalmente se vinceremo questo turno elettorale, e per essere poi loro a guidare il paese nel futuro. Quindi quando lo slogan dice Mede guarda sempre al futuro, ci riferiamo proprio a questo. Naturalmente abbiamo un programma, direi, adeguato a soddisfare le necessità del nostro paese, di cui siamo ormai conoscitori profondi, e speriamo ottenere un buon risultato e fare in modo che Mede guardi davvero sempre al futuro. La volontà di cambiamento è il fondamento della lista capitanata da Antonella Bertarello, che nel suo programma insiste sul ritorno in città di alcuni servizi al cittadino. La mia lista si chiama In Comune per Cambiare, non a caso, perché noi vorremmo cambiare con la mia squadra il modo di fare amministrazione per far tornare Mede al centro di un territorio un po' dimenticato dalle grandi istituzioni, quindi far tornare dei servizi che si sono persi. Vorremmo far ritornare l'ospedale di Mede ancora al centro dell'attenzione come presidio sanitario, riportare quelli che sono dei servizi utili per i cittadini, per esempio anche attività per i giovani come l'Informa Giovani, come servizi di sportelli, come per esempio gli sportelli lavoro piuttosto che di orientamento. Un altro aspetto che vorremmo curare è anche quello del pre-post scuola,